Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra. Per esempio, la guerra. Gianni Rodari aveva ragione, la guerra non si dovrebbe mai fare. Purtroppo il passato non si può cancellare, il futuro invece è tutto da scrivere. È importante quindi parlare alle nuove generazioni, far capire loro che la pace alla fine dovrebbe sempre vincere. Il Fronte di Fronte è un progetto che va in questa direzione. Con noi Marco Felici, coordinatore del progetto. Ciao Marco e grazie Ciao. Per averci invitato. Spiegaci un po' meglio di che cosa si tratta. Allora, è un progetto nato nel 2011 da un'idea mia di Vincenzo Botteghe e Elena Corona, la Proloco, di cui ero presidente fino all'anno scorso, ha pensato di parlare ai giovani con un dialogo che erano anni che noi utilizzavamo, cioè il fumetto. E poi i media, il film, la fotografia, eccetera. Da lì è nata questa struttura, questo progetto di parlare di pace, di popoli, di quello che è successo nel Vanoi durante la Prima Guerra Mondiale, utilizzando il sistema, il fumetto. L'unica cosa è tutto centrato sul fumetto, partendo da varie storie. Per dire, il fumetto, il primo che abbiamo fatto nel 2014, che è uscito nel 2014, si chiama Io mi rifiuto e parte dalla storia di Ernest Friedrich, un pacifista tedesco che riuscì a non essere condannato a morte nel 14 dai tedeschi, e noi da lì siamo arrivati a parlare del Vanoi, di quello che ha subito la popolazione del Vanoi, che nel 1914 era austriaca, poi gli austriaci si spostarono sulle cime del lago Rai e lasciarono la valle completamente sgombra, vuota, diventò terra di nessuno, arrivarono gli italiani e vennero poi deportati prima dagli austriaci nei campi su in Austria e poi dagli italiani giù per l'Italia meridionale e anche settentrionale, in alcuni fuori dalla guerra. Vennero proprio spostate queste popolazioni, vennero smembrate le famiglie, alcune erano su a Mitterdorf, alcune erano a Manduria, la stessa famiglia, e gli uomini che allora erano trentini erano con l'esercito trentino in Carinzia a combattere. Furono poi addirittura additati da traditori perché persero le prime battaglie, perché c'era questo, erano comunque italiani, non erano austriaci, per gli austriaci, e la stessa cosa succedeva con la popolazione qua, erano austriaci per gli italiani e italiani per gli austriaci. Il cuore del progetto, diciamo, è durato 2 anni, dal 2014 sì. Principalmente al 2016. Sì. Com'è stata la risposta soprattutto dei giovani? Allora, dei giovani è stata bellissima, ma anche della gente. Alla presentazione del primo libro, del primo fumetto, un graphic novel, c'era il paese. Alla presentazione del film, uguale, a parte i meriti che abbiamo avuto e le, diciamo, gratificazioni, perché se posso, siamo stati al Luca Comics, e per chi fa fumetto certo. È il massimo. Siamo stati al Film Festival sia con il fumetto sia con il film, al Film Festival di Trento. Certo. In altri film festival siamo stati invitati in tutta Italia. In Cile il film è stato proiettato 5-6 volte, se non sbaglio, una roba dei pazziti. Il libro di Salvagni ha avuto una bellissima risposta anche lui, Sangue delle Favaie, e anche la mostra fotografica, che è stata esposta tutta quest'estate sul lago di Calaita in una baita, e dal libro delle firme impressionante. C'è un commento, una frase che più degli altri vi ha, tra virgolette, ripagato del lavoro fatto? Posso essere sincero? Sì. È quello che abbiamo ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mica... Siamo tra i 5 progetti trentini premiati e soprattutto siamo tra i primi 45 in Italia, e se posso essere sincero, nessuno di noi, essendo una Proloco, non è né uno storico né... Noi siamo appassionati di fumetto e di cercare di fare le robe. Grazie Marco, ti ringrazio per l'ospitalità e io vado a conoscere gli altri protagonisti di questo progetto. Grazie mille, grazie.
Se vi state chiedendo dove siamo, ve lo dico subito. Siamo a Cicona, ovviamente nella valle del Vanoi. Da qui infatti è nato il progetto e da qui, Santo, c'era una situazione particolare, diciamo, sul fronte. Sì, questo settore del Trentino si diversifica abbastanza da altri territori del fronte italo-austriaco. Qui, per effetto della ritirata dell'esercito austro-ungarico che si ritirò immediatamente sulla catena del Lago Rai, le linee contrapposte furono molto distanti tra loro. L'esercito italiano avanzò con estrema lentezza nel corso della primavera del 15, di conseguenza si creò una terra di nessuno estremamente ampia, una terra di nessuno nella quale c'erano gli abitanti della valle e chi lavorava nelle malghe, chi lavorava con il bestiame. La popolazione rimase fra due fuochi. In una situazione del genere si crearono una serie di situazioni che sono veramente particolari di questo territorio e che sono state sviluppate ampiamente sia con il film Di fronte di fronte, sia con il lavoro di Luca Salvagno. Dalla Grande Guerra sono passati 100 anni, quello che è successo però in qualche modo aleggia ancora nell'aria, nella memoria, nel cuore di chi poi qui ci ha abitato. La Grande Guerra è stato un evento talmente dirompente, talmente epocale, che ha lasciato dei segni di ogni tipo, dei segni di carattere materiale, di carattere di memorie, ha lasciato dei segni giganteschi sulle montagne, e ha lasciato oltre ai lutti e alle devastazioni, ha lasciato dei ricordi, ha lasciato della toponomastica, dei nomi che si sono creati al tempo della Grande Guerra e sono rimasti adesso. Tuttora rimangono forti legami di amicizia tra le popolazioni del Feltrino, per esempio, e quelle della Valle del Vanoi. Ed eccola qui la regista, Lucia Zanettin, regista del film Il fronte di fronte, lo stesso nome del progetto. Come mai? Beh, allora, intanto un omaggio a chi ha fatto il progetto e quindi comunque alle persone che mi avevano scelta per fare questo film. Io veneta, in una realtà trentina, quindi già in un piccolo paese, quindi capisci bene, è già uno sconvolgimento quello, insomma, è stata già una cosa molto nuova. Qui fra l'altro siamo in uno dei nostri bellissimo set, tra il resto. Quindi il Vanoi è tutto un set all'aria aperta, è tutto così. Senti, parliamo nello specifico del film, che come ricordava Marco è andato al Tronto Film Festival, 63esima edizione. Sì, 2015. E due parole, dai, che cosa hai voluto raccontare, testimoniare, sottolineare? Allora, ti dicevo che comunque c'è stata questa mia partecipazione, diciamo esterna, anche se io ho una casa qui, quindi voglio dire mi conoscevano tutti. Abbiamo testimoniato le storie della piccola gente, quindi dei civili, delle persone che sono rimaste in valle, effettivamente, che hanno subito questo sconvolgimento dato dal fronte, quindi in realtà anche il fronte di fronte come titolo andava benissimo. È stata un'esperienza incredibile, molto bella, perché le persone sono state molto coinvolte, quindi hanno praticamente recitato solo persone della valle, hanno interpretato le storie dei loro nonni, quindi abbiamo avuto una bisnipote che ha fatto la parte della prozia bambina. Cioè era una storia molto sentita da loro, perché era effettivamente la loro storia interpretata da loro, e quindi anche per loro è stata una cosa importante essere rappresentati a Trento, perché effettivamente hanno fatto sentire la loro voce. La gente quindi ha voglia di raccontare anche pagine dolorose della propria storia. Anzi, devo dire che secondo me questo aiuta, no? Ha un po' un effetto catartico, se vogliamo, perché raccontare le storie dà anche un senso e una giustizia a quelle storie che, là dove sono ingiuste, come per esempio nel caso delle deportazioni di Isernia o delle deportazioni di Mittendorf, effettivamente è servito per dare anche luce a questa situazione, quindi è stato molto importante, sì. Quali le difficoltà maggiori, se ci sono state, quali invece le soddisfazioni più grandi? La difficoltà maggiore sicuramente il maltempo. Abbiamo girato nell'estate del 2014, aiuto, l'estate non è estate, e si vede pure nel film, quindi avevamo nebbie, abbiamo preso grandine, perché poi è stato girato in buona parte in montagna, per cui ovviamente insomma non abbiamo beccato una giornata decorosa, quindi voi immaginate, certo, bene che cosa significa fare un film in quelle condizioni. La soddisfazione più grande sono le storie che ci hanno raccontato, che ci hanno messo in mano come un regalo prezioso, e questo per
per me è stato un regalo prezioso, perché quando ci hanno raccontato queste storie e hanno saputo che poi le abbiamo inserite in un film, e poi questo film è stato portato a Trento, quindi al Film Festival, c'è stato un anziano, per esempio, che mi ha abbracciato e mi ha baciato come se questo fosse un grandissimo regalo. Questo forse è stato il giorno più bello in cui ho fatto. Ma Santo, si sa da dove provenivano questi ragazzi? Sì, certamente sì. Grazie alle ricerche siamo riusciti a scoprirlo. Provenivano da 5 regioni d'Italia: dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Toscana, dall'Emilia e dal Molise. Avevano tutti più o meno 20 anni, erano militari di leva. Praticamente solo uno di loro aveva certamente esperienza di montagna, in quanto veniva da un paese di alta montagna. Gli altri erano cittadini o abitanti di colline o in campagna, nell'Appennino. Sono trovati in un ambiente a loro totalmente estraneo, in condizioni meteo orribili. Anche il soccorso a questi ragazzi avvenne con grande ritardo. La valanga cadde a luna di notte mentre imperversava la bufera. Protagonisti del progetto Il Fronte di Fronte c'è anche Saverio. Saverio è un ragazzo fantastico nel vero senso della parola, che vive una storia però reale. Non è vero, Luca? Certo, in realtà è un personaggio assolutamente inventato, che non è esistito, però diventa reale perché è nato da uno studio abbastanza ampio rispetto alla diaristica, alle documentazioni dell'epoca. Per cui è un ragazzo che non è esistito, ma che potrebbe, perché per le abitudini che aveva, per quel che ha espresso, per le cose che racconta, per le cose che vive e per le cose che si immagina soprattutto, è un ragazzo di quei tempi. Una parte importante della mia ricerca per realizzare il fumetto era proprio quello di far sentire ai lettori che il personaggio aveva un passato vero, credibile, che non è ovviamente quello dei ragazzi a noi contemporanei. E il passato di Saverio era costruito su preghiere, tradizioni, superstizioni, leggende che erano attinte alla realtà locale della Valle del Vanoi. È una storia molto concreta, molto reale, perché poi la documentazione è approfondita. Ho ricostruito con molta attenzione le date, gli spostamenti delle truppe, anche se poi si vedono poco, perché a me interessava soprattutto, anche pensando al progetto più grande, parlare della vita comune, per cui le truppe, i movimenti erano esatti, ma soprattutto ciò che faceva spostare le persone dell'ambiente erano molto, molto realistiche, perché anche quelle sono state ricavate da una serie di diari che per fortuna in questi ultimi anni sono stati stampati, alcuni rieditati. E da questi diari ho ricavato più notizie spicciole possibile, perché poi l'idea era proprio quello di far assaporare una realtà concreta, e le cose più banali sono normalmente quelle che riescono a dare maggiormente il senso della realtà, per cui gli spostamenti, i lavori, i nomi, le professioni, i luoghi. Un argomento doloroso come quello della Grande Guerra e la leggerezza del fumetto, due mondi apparentemente distanti, ma che tu ci hai dimostrato si possono benissimo unire. Il problema di fondo era proprio quello, in realtà presentare una storia che potesse essere comunque un'avventura, ma che parlasse di cose che erano tragedie, cose realmente pesanti, che potevano allontanare il lettore e renderlo poco disposto ad entrare all'interno della storia. La soluzione era, uno, mettere il personaggio un coetaneo, ci si assomiglia, per cui in qualche maniera ci si vive accanto, si è simili e si provano le stesse cose.
E un grande risorsa invece per rendere il tutto più avventuroso e più bello è la risorsa paesaggistica. L'avere utilizzato in maniera piena all'interno del fumetto tutta una serie di scene e di paesaggi con vignette che normalmente erano talmente grandi da riempire anche delle doppie pagine intere, era proprio una soluzione per rendere non meno drammatico, per rendere più lirico, più evocativa la storia, per cui spesso i personaggi che si spostano in luoghi deliziosi, perché la cosa incredibile anche lì è nel fumetto viene raccontata a un certo momento, perché si ritrovano tra le rovine fumanti degli alberghi di San Martino, di Castrozza, e che erano luoghi splendidi per le villeggiature che vivevano un conflitto che ovviamente aveva tutte le devastazioni della guerra, e il fatto di poterli fare vivere in paesaggi così belli rendeva non meno drammatico, come dicevo, ma rendeva più interessante comunque lo svolgersi della storia. Lo chiedo a te, perché sai, l'ultimo in ordine cronologico, il tempo a disposizione ormai alla fine, che cosa speri lasci il tuo fumetto, ma il progetto, il fronte di fronte in generale, nelle persone che poi a questo progetto si sono accostate? Lì il desiderio di fondo è cercare la comunicazione diretta, una col passato ma soprattutto col presente, per cui il fatto di scegliere lo strumento del fumetto era proprio per riuscire a dire ai ragazzi, ai giovani e agli adulti che poi hanno letto e leggeranno il fumetto, che la guerra è un problema talmente reale che coinvolge i paesi, il mondo intero, c'è stata 100 anni fa, un po' meno di 100 anni fa, ma soprattutto all'orizzonte c'è adesso, c'è ora, per cui l'intento vero di raccontare storie di guerra era per porre l'attenzione, in maniera anche fantasiosa in questo caso, anche avventurosa, ma l'attenzione era quella di rivolgerla verso la realtà contemporanea e adesso che i ragazzi vanno, i giovani vanno spinti a una riflessione ampia e maggiore, perché i problemi che ci circondano non sono da meno, sono sconvolgenti e ci coinvolgono in maniera piena e mondiale, perché poi gli spostamenti delle popolazioni sono talmente sotto gli occhi di tutti che parlare del passato era proprio un dito puntato verso il presente. Complimenti, grazie Luca. Ora è arrivato il momento dell'appello. Veniteci a trovare qua nel Vanoi, una valle dove c'è storia, cultura, tanta tradizione, tantissima tranquillità e anche buon cibo. Vorrei ricordare una roba a proposito del fronte di fronte. Tutti i ricavati dei fumetti, delle vendite dei fumetti e del film sono andati all'associazione Chama Masde per la ricostruzione di scuole in Nepal.